Ehi, ciao! Loki! Grande Loki! Sei più veloce di Stream Elements e anche di Sound Alerts! Dai che cominciamo la gara! Dai che si comincia la gara, ragazzi! Mamma mia! Gara difficilissima! Ho dovuto cambiare il motore, sono in sedicesima posizione! Non è vero, ho fatto un tempo di merda, però ci proviamo, ci proviamo! Ah, non ha il telefono pronto, grandissimo! Allora, un Gano Ring GP, e lui mi scrive GP 22 Ungheria, un Gano Ring. Riapriamo il campionato. Ok, condivisione, condivisione, ragazzi, ragazzi, ragazzi. Partiamo, 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 siamo già in ritardo. Mi sta a pigliare per culo. Ok, partiamo, partiamo. Ciao Sim 901, thank you so much, Sim. Dai che andiamo, go, 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 go. Go, 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 go guys, go, andiamo, go, go, go. E parte il GP di Ungheria 2022. Go, 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 go. Attention, attention. Attenzione, attenzione ragazzi. Ciao Sir Luca, grandissimo. Buon pomeriggio anche a te, amico mio. Gara difficile, emozionante, meglio di quella reale, ragazzi. Partiamo! Oh! Con un cambio. No, non è vero che ho cambiato il motore, sono sedicesimo, ho fatto una pole di merda. Ciao Luca! Grandissimo! Grande Loki! Abbiamo la bellezza di 70 giri! Porca loca, sta curva qua devo impararla! Allora, ragazzi, questo Gran Premio sinceramente non l'ho fatto tantissimo, eh. Penso che tutte le volte che facevo il Formula 1 saltavo questo Gran Premio, perché non me la ricordo sta pista. Non puoi Ciao contare tutti Giulia, gli amica ex mia! pilota. L'ala posteriore è fuori uso. Rimani in pista, cercheremo di risolvere il problema. L'ala posteriore fuori uso, ragazzi. Incominciamo il primo giro a fare wow, emozionante, ragazzi. 70 giri così e quando ci passa. Porca loca! L'ultima curva è tosta. Ricciardo, maledetto. Ciao amici! Ciao Giulia, ciao Sir. Ciao a tutti, ragazzi. Dai che ci facciamo un'oretta prima del Gran Premio Reale. Riccardo, Ricciardino, ti ho fregato, però sono entrato. Grandissimo Ricciardo, grandissimo. Oh mio Dio, Riccardo! Ricciardino, scusa, non ho fatto danni. Bene, bene, bene. Allora, devo cominciare a imparare la pista, eh. Ti tiro le guanciozze, Giulia, perché non entri mai, non entri più nelle live, che sono tutte. Devo imparare la pista, raga. Sono tutte. Quando ci sei tu sono molto più animate, sono più belle, più divertenti, amica mia. Anfilo, marciapiede, Oschi. Ciao player! Ciao amico mio, come stai?
Allora, ti dico subito, gara emozionantissima e piena di colpi di scena. Già c'ho un alettone rotto al primo giro. Mi danno paga. Dai, porca loca, ma gira! Ma non gira sta macchina, ma cosa succede? Ma forse perché ho l'alettone rotto, ragazzi. Ma come avvertimento con Gasly? Ma io non ho toccato dentro nessuno, ragazzi. Ma qui c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va a questo Formula 1. Poi non frena una sega sta macchina. Ma gli ha messo i freni carboceramici la Brembo o no? Ma poi, ragazzi, è un circo. Oh mio Dio! Mi hanno toccato e adesso gli ha dato qualcosa o no? Gli hanno dato la penalità a lui o me le danno solo a me le penalità? Dai, girati macchina del cavolo di Bruxelles. Ok ragazzi, incominciamo malissimo. Malissimo raga. Qui è davvero triste ragazzi, è davvero triste sta gara. Allora, quella reale? Secondo me vincono le Ferrari. Eh sì. Box, box, boxer! Cominciamo benissimo! Bene, ma non benissimo! Ragazzi, mi hanno fatto girare! Ciao, amore mio! Ciao, piccola! Ciao, amici! Dopo, dopo, dopo! Bene, ma non benissimo, raga, eh! Grande, Giuli! Box, box, monster! Incredibile! Dove sono i box? Ma quanto... Oh, oh, box! Ciao ciao Carlina, è già andata, è già andata, è già andata. Vi saluto a tutti Carla. Oh. Ragazzi, partiamo bene ma non benissimo. Cioè malissimo in realtà. E ho anche sbagliato la X! Incredibile! Grande monster! Sì, che bello averla giù lì dentro, eh! Imprecisa, abbiamo perso un po' di tempo. Box now, box! Sì, ma l'alettone dietro non me l'hanno cambiato. Ah, devo farci tanti giri così. Grazie. Grazie mille, amico mio. Tutto bene, Monster. Grazie, grazie, grazie. Diciamo che non è la mia pista. Sinceramente ti dico la verità, non credo di averla mai fatta. Boh. A parte che non mi ricordo nulla, quindi... Ho dei tempi veramente ridicoli su sta pista. Oh, che bello, che bello. Come facciamo a rifare una gara? Dai, dici. 36, la rifacciamo, raga, facciamo finta di nulla. Facciamo finta di nulla, aspetta che seguo voi. Ragazzi, ditemi, se facciamo finta di nulla, la ricominciamo. La ricominciamo, secondo voi? Dai, scrivete subito. Sì o no? Sono 4 giri. Per player la ricominciamo, dai, vediamo gli altri se cosa dicono. Vai, 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 ricominciamolo, dai. Vai, 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 play, rifai, rifai. Oh, fate finta di nulla, ragazzi, eh. Ok? Allora, benvenuti! Parte il Gran Premio Ungheria 2022, amici! Vai, vai, go, 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 go! Ah, amica mia, sai che io sono sempre qui per voi, ragazzi, eh. Noi siamo una chat di amici, non è una chat di Twitch. È come se stiamo... Oh my god! È come se stiamo al bar insieme, ecco. Io ho sempre visto i videogiochi e il giocare online come il bar, ecco. Questo è quello che penso io del giocare. Perché loro frenano così tanto e io no? E quindi è bello. Corpo a corpo, ragazzi, qui è... Vai, vado da questa curva qui, io non la capisco. Non cordolo. Se c'era Andrea mi sgridava, perché è come i cordoli che prendo al Nürburgring e Nordschleife, che non vanno presi i cordoli. È una pista rompina questa qua però, eh. Vai che la
facciamo grandi, 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 grandi. Ciao giovane, ciao grandissimo giovane. Allora è partita la prima, il primo giro di Ungheria 2022, amico mio. Madonna, che curva quella lì, che curva. Oh, l'ultima curva ho perso tantissimo. Guarda qui sto strunzo di fianco. Chi è che è? Chi è sto scemunito? Oh, scemunito! Oh, l'IA è proprio stupida, è come... Alonso, smetti, non fare il cazzone. Va, 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 Alonso, cosa mi hai fatto fare? Curva appena iniziata, appena finito qualifica. Grande, grande, grande player. Oh, sta pista farò spesso dei fuori pista, eh. Come... Perché è così sta pista? Porca loca. Sto perdendo tutto il vantaggio, ragazzi. Mi sa che non abbiamo fatto un granché a tornare dentro. Ciao, amici. È un casino sta pista, raga. Mamma mia, amici. Ma quanto bisogna girare? Ciao, amici di Twitch. Capirà Marco Drams la pista prima di 70 giri? Non lo so, non lo so, non lo so. Che suoni, amico mio? Corpo a corpo, tipo... Orca loca! No! Incredibile! Cordolo! Ho preso il cordolo, ragazzi! Le gare di Marco Drams sono emozionantissime! Credo, spero. la Madonna. Ma cosa bisogna fare? La seconda quella lì. Dai, va che roba. Oh! Occhio con quella guida aggressiva. Non vogliamo perdere posizioni per una penalità. Madonna, raga, che gran premio questo qua. Ma che sto a fare? Oh? Ragazzi, non ci capisco più nulla. Ma come avvertimento se è stato lui? È stato lui a venirmi addosso, raga! Sì, sì, sì. Appena smetto, ti rimando subito, Giuli. Ma non ce l'hai a Instagram, scusa? Ciao, Kevin! Gara incredibile, Kevin! Ma dai, mi vengono addosso loro! Avete visto, Albon? Sotto pressione, facciamogli commettere un errore. A che metto sotto pressione? Qui l'unico che sbaglio sono io. Ciao amici di Twitch. Mi sono venuti addosso, mi hanno fatto girare. Ragazzi, è incredibile, incredibile.
che mi vengono addosso. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi. Allora, sto usando il freno perché il mio freno si è un po' sminchiato. E allora sto usando la frizione come freno, ragazzi, eh. Non riesco a capire come mai i ragazzi vanno così veloce. Cioè, Albon che è quindicesimo mi dà paga. Ok. Boah, ma come mi dà paga Albon? Ragazzi, ma cosa succede? Ma la Ferrari è la migliore macchina, non è possibile che Albon mi dà paga. Ma che macchina ha Albon? Splendido, bella mossa. Bella mossa, Valto Albon. Ah, mitico, grande raga. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi immediatamente, amici miei. Formula 1, Gran Turismo, MotoGP, tutto portiamo, portiamo tutto. Farming Simulator, il gioco del gatto. Oh raga, come state amici? Grandissimi. Ungheria 2022, piena di colpi di scena raga. È arrivato Vettel, non so da dove, ma come la fanno l'ultima ragazzi? Ma come cacchio la fanno l'ultima curva? Guardate Vettel, sto balordo. Ma vanno tutti più di me, ma possibile? Devo star qua a diventare matto in quindicesima posizione, amici. Ma vai a caspita. Niente, ti vedo duri 70 giri qua ragazzi, sarà una bella faticata. Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi e ragazze, grandissimi. Ungheria, la IA è al 50%. L'ho aumentata perché poi i ragazzi dicevano 47, 43, poco. L'ho aumentata, però ti dico la verità amico mio, non ho capito se è un problema di del freno che ho usato sulla frizione, ma non dovrebbe essere, ma la pista non la capisco, cioè vado veramente piano. Non so se se l'ho mai fatta sta pista qui, sinceramente, ti dico la verità.
Sì, però caspita, assurdo, ecco dall'auto davanti. Assurdo Loki. 8 secondi. Cioè, non è il primo quello lì o il quinto, eh. Sono al quindicesimo, poi queste cacchio di curve qua come si fanno? Cioè, guarda come mi dà via Vettel, guarda, guarda. Sembra che non ha trazione. The show must go on, ragazzi. Infatti. Assurdo, assurdo Loki. Ma sicuramente dovrò imparare io la pista, eh. Ti dico la verità che non mi sembra di averla fatta. Però ragazzi, the show must go on. Il circo della Formula 1 è in Ungheria oggi e bisogna assolutamente fare del nostro meglio. La macchina è prestante, ci siamo, abbiamo risolto parecchi problemi. Ciao Luca! Abbiamo risolto parecchi problemi di catering. Bella raga! Allora, è un po' tosta sta pista, ma no, è perché non riesco a capirla, sinceramente. Anche sta curva, come cavolo si fa? Bellissimo, ragazzi! Il mitico Charles Leclerc Drums non è capace di fare l'ultima curva. Però noi andiamo, imperterriti, andiamo. Buona domenica a tutti, ragazzi, buona domenica a tutti, a tutte. Ragazzi e ragazze, grandissimi. Se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi immediatamente, amici. È tosterella sta pista. Grande Luca, si è comprato la PlayStation 5, ragazzi, sono felicissimo per lui. Oh, un po' di esterno, un po' di esterno ci sta, ragazzi. Ciao Charder, amico mio! Allora ragazzi, io pensavo di fare la gara. Ah, grande Lucas, davvero, davvero, sono veramente felice. Perché primo è una differenza incredibile. Secondo, tu che streami e porti dei giochi fighissimi, c'è una gran baffa in cuore! Guaino! Ma chi è sto qua? Chi è sto qui? Oh! Non starmi troppo di fianco, scemonito! Monteremo gomme morbide. Ah, bene. Quindi sono entrato già al settimo giro e come l'altra volta che devo diventare matto poi. Va bene, grazie. Bella Charder. No, stavo dicendo ragazzi, dopo la Formula 1 riattacco con un'altra live e facciamo Farming Simulator. Okay. Con l'amico Loki, l'amico Charder e l'amico Kevin. Dai, ci sto. E ricominciamo una fattoria da capo che gli facciamo vedere tutte le cose all'amico Loki che l'ha appena preso ieri. Porca loca! No, non... Non si può perdere un nulla, ma... Sì, basta che ne facciamo una da zero, amico Charder, così vi facciamo vedere tutto a lui e facciamo vedere anche i nostri amici che ci guardano, eh? Quindi vi aspetto tutti dopo a farmi il simulator. Bandiera nera. Ascolta, amico mio, è veramente tosta.
non so dire. Grandissimo, è arrivato anche Lord. Sì, beh, ma le mod servono solo per aiutare, sinceramente. Grandi. Anche tu Kevin, entriamo dentro, facciamo party. Ciao amici di Twitch, grandissimi. Iscrivetevi al canale, grandissimi, se non l'avete ancora fatto, Iscrivetevi al canale, amici miei. Portiamo un sacco di giochi fighissimi. Just chatting, chiacchieriamo. Porca puzzola. Ma non riesco a capire perché non gira. Ragazzi, ma non gira sta macchina, ma come mai? Concentrati sulla gara. Concentrati sulla gara, sto scemolito di meccanico, va. Madonna, sono lento ma in tutte le curve, ma com'è possibile? Lord, grandissimo, Hai provato a curvare per fare le curve, bellissima. No, cioè mi stanno prendendo tutti, ragazzi. Da una gara emozionante ai primi giri stiamo passando a un disastro totale. Spero che non sia la stessa conclusione della gara reale, Perché io voglio solo portare fortuna alla mia bella Ferrari, No, è incredibile. Non sono capace di fare sta pista. Ma non gira sta macchina. Sembra che va dritta, raga. Lord, guarda che roba, oh. Bella, ragazzi. Buona domenica a tutti. Buona gara. Buona vigilia di gara reale, Buona gara con Marco Drans, grandissimi. Se non siete iscritti al mio canale e volete iscrivervi, iscrivetevi, è gratuito e potete farlo tranquillamente senza problemi. Sì, allora, i problemi col volante ce li ho, ho problemi col freno che frenava sempre, quindi però ieri l'amico Andrea, che è Lord Andrea, mi ha detto prova a mettere il freno sulla frizione, che è un pedale nuovo perché io la frizione praticamente non la uso mai, no? E così ho fatto. Vettel è appena entrato nella corsia dei box. Vettel in corsia. E funziona. Bella Giuli. Allora, a me non sembra di cambiare il ritardo. Ciao ragazzi, come state amici miei? Se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale, grandissimi. Sì, dopo te li mando Giuli. Madonna mia, io te l'avevo già mandato su WhatsApp, Se vai indietro nella chat dovresti trovarli tutti, Giuli. La vettura che ti precede è 1,8 secondi. Che cos'è che hai bisogno? Aspettate ragazzi, vi mando... Ok, allora, vediamo qui. Avete bisogno... Allora, YouTube... Te li mando tutti. Ma li vuoi qui? No, aspetta, è vero, te li mando, aspetta Giuli, te li mando su da te. Che così vado avanti con la gara, amica mia. Madonna, mi sta venendo anche... Te li ho mandati tutti, amica mia. Carlos è appena rientrato ai box. Carlos ai box. È tutto da parzializzare, ma come mai io parzializzo e loro non parzializzano una sega? raga?
quindicesimo giro, amici e amiche di Twitch, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, grandissimi. Allora, mia unica speranza è ritardare il più possibile il pit stop. Dovresti iniziare a sentire gli effetti delle gomme consumate. Rimani concentrato. Dai. Affanbrodo Bottas. Ma non hanno calcolato i giudici che è stato Bottas, a buttarvi fuori? No, eh? Le gomme davanti. Oh, grazie amica mia. Grazie amico. Dai che ci divertiamo. Gara molto difficile, eh. Gara difficile quest'oggi per le Ferrari, per Charles Leclerc che non stava molto bene di pancino, infatti si vede che sta facendo un po' cagare oggi. Grande Charles. Oh, che bello, grazie amica mia, dimmelo così la saluto per bene, Quando entra, come si chiama? Dopo quando entra me lo dici. Gomme usurate di brutto, ragazzi. Dal compagno di scuderia. 32,3 secondi. Stai prendendo un secondo a giro sulla vettura che ti segue. Ripeto, un secondo. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti a Marco Dranos Games, gara un po'. Forza, puoi riprenderti quella posizione. Ciao bellissimo, come stai? Grandissimo. Allora, gara incredibilmente complicata, complicata, piena di colpi di scena in male, non tanto in bene. Questa curva non credo neanche dopo 70 giri imparerò a farla. Abbiamo le gomme praticamente quasi più dello slick, abbiamo fuori i ferri sulle gomme, quindi. E siamo in una posizione molto molto brutta. Quale dei canali? Ti ho mandato tutti i canali, sono lì, tutto quello che ho su quello lì, Giuli, su WhatsApp. Grande dottor Master, tutti i canali che ho, tutte le cose di Marco Dram sono su quel, ci sono vari
se guardi bene ci sono tutti i link di tutti i canali, eh. Oh, Dottor Master, grande! Eh sì, amico mio. Però ti dico la verità che no, questa pista no, non ce la faccio. È più forte di me sta pista. È mezz'ora che sto combattendo con Vettel. Allora, Vettel, ti devi anche ritirare, che ci dispiace tantissimo a tutti, però adesso mi stai rompendo le scatole, ti dico la verità. Oh, mio Dio! Sta cavendo tempo manco per respirare, amico mio. Incredibile. Mio Dio. Vabbè, raga. Comunque vengono addosso, eh. Comunque vengono addosso e non è giusto. Perché poi a me ha dato la penalità. Ciao ragazzi. Incredibile gara. Dottor Master, il problema del tempo è un po' un casino, anch'io sinceramente, adesso è l'ultima settimana di lavoro, poi sto a casa fino credo all'8 settembre, o 5, 6 insomma, vabbè, il primo lunedì utile di settembre vado a lavorare e quindi questa settimana sarà veramente triste perché c'è un botto di robe da fare, ho preparato tutta la roba anche per settembre, quindi tornerò praticamente credo distrutto tutti i giorni, porca loca sta maledetta pista! Allora, ho avuto un problema col mio Logitech G923, non so se è solo sporco il freno o se è proprio un problema alla molla o all'interruttore, al potenziometro. Quindi ho dovuto optare per mettere il freno sulla frizione e l'amico Andrea mi ha detto di fare così e infatti c'aveva ragione perché comunque funziona, non frena più la macchina quando accelero, però il problema reale è che è un bel po' diverso. Dai, entra dentro Marco, cioè, creiamo meno danni di quelli che già ne abbiamo, non tiene più sta macchina. Allora, Formula 1 ragazzi è fighissimo, tra l'altro poi hanno fatto una patch che i ragazzi dicono che è migliorata, io non ci ho trovato molto miglioramento, ma è anche da dire che questa pista mi sta un po' sulle palle. Mancano 50 giri ragazzi! La sosta fantastica, è stata più veloce di quanto previsto. Bravi! Bravi, hanno fatto una sosta fantastica! Più veloce di quanto sembrava. Ci sta dalla nostra strategia. Adesso tutta in salita ragazzi, ventesimo, eh! Andiamo con le gomme nuove. Bandiera blu. Addirittura mi doppiano ragazzi, è incredibile sta gara. Ragazzi, vai e passa Sciamonito, porca miseria, pure 5 secondi, è assurda sta gara, porca miseria, grande, bella lì Rod, va bene. Devi rallentare prima di entrare in curva, non vogliamo una penalità. Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi e ragazze? Benvenuti in questa domenica. Dai che sto spingendo Verstappen. Scemo! Avvertimento collisione, ma gli ho dato solo un colpetto! 15,6 secondi.
Bella Giulia! Hai ragione, hai ragione, hai ragione. Giulia, ma ultimamente... Bandiera blu. La bandiera blu di che? Ancora devo farlo passare, ma mi sono... Ti banno. Devi vedere l'altro giorno col Gran Turismo. Cioè, sto andando più veloce io di Verstappen, dovrei farlo passare, secondo loro. Sei serio? No! Boh! Tutto bene? È stato un brutto colpo. Per favore, confermaci che stai bene. No! Bandiera blu, bandiera blu. Passa, scemonito. Vabbè, la rifamo, Loki. Tanto questa gara è andata. Cioè, ma dimmi una cosa, Loki. Cioè, io adesso sono dietro sto scemonito che va più lento di me. Porca loca. Porca loca, Loki. È vero. Sono dietro e io vado più veloce di lui e non posso prenderlo, non posso superarlo. Dai, ma che cazzo. Cioè, io vado più veloce, guarda. Vabbè, ma io vado più veloce di lui, guarda, va, guarda qua. Ma poi hanno più trazione loro in uscita, ma come cazzo è che hanno più trazione? Ok, il distacco è 7,4 secondi. Che voglia di buttarlo fuori. Ma che roba, oh, ma che roba! Almeno è una gara movimentata, anche se io sono l'ultimo. No! Sta piovendo, dovevo farla con la pioggia allora! Porca loca, Loki! Sta piovendo in quella reale! No, io ho visto il meteo prima! Per poterla fare più realistica possibile! Bandiera blu! Tutto nuvolato! Qui le gomme se ne andranno di brutto. Almeno imparo il tracciato a star dietro le staffe, dai. Non ho trazione. Non capisco, raga, perché...
Cioè, tu vedi come faccio il giro io, no? Guarda, allora adesso sì, ho avuto trazione. Guarda, guarda qua, eh. Ah, decimo, bella. Il distacco dalla vettura che ti precede è 3,5 secondi. Io non riesco a capire come mai sto girando così forte e non becchiamo nessuno di quegli altri. Cioè, io sto girando come Verstappen, eh. Anzi, più veloci anche, guarda. Guarda come lo prendo. Porca miseria, quando sono troppo vicino, ragazzi, mi viene un po' da fare le cose strane. Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi, ragazze? Mega gara di Ungheria, botterella per Verstappen. Due, uno esterno e l'altro interno, raga. Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi e ragazze? Buona domenica a tutti e a tutte. Bandiera blu, bandiera blu. Sul prato! Incredibile! No! Alex, devo chiederti di non tagliare più le curve, altrimenti i commissari ci penalizzeranno. Sono Alex, non tagliare più le curve. Mi ha detto. Alla fine della gara saremo penalizzati, i commissari ti hanno assegnato dei secondi da scontare. Lo so amico mio che ho 8 secondi da scontare anche. Bandiera blu. Oh, che palle! Lascia passare la vettura dietro di te. Distacco dalla vettura davanti è 8,7 secondi. Ma cosa collisione con Verstappen? Ma chi l'ha preso di dentro? Gioco! Oh, è entrato dentro i box, sto rompicoglions. Carlos è rientrato ai box. Oh, che vediamo sprazzi almeno. 19esimo, wow! Ci mettiamo in modalità drums, corse. Rientrata per montare gomme morbide. La vettura dietro di te monta gomme morbide. Ciao amici e amiche di Twitch, mega gara in Ungheria, urca loca. Per salutarvi sono andato dritto. Niente giro veloce, niente lodi.
per l'amico Leclerc. Oggi Leclerc drums in questa gara difficile, difficile ragazzi. Hai raggiunto la diciottesima posizione. Mamma mia, che bravo drums. Con una Ferrari ho raggiunto la diciottesima posizione. Bravo! Allora raga, questa pista, wow. Distacco dall'auto davanti 1,5 secondi. Wow, ciao ragazzi, stiamo recuperando l'auto davanti, mi sto lodando perché sono in 18esima posizione, Giulio. Incredibile, guarda che curva che sta qua. Charles, wow, tanta roba, e anche mi ha dato via tra l'altro un secondo quello lì davanti. Ancora gomme morbide, ma che gomme morbide, cazzo di box. Ah, Brasile tu? Bella lì. Amici e amiche, dopo la gara Hamilton ha fatto il girozzo, eh. Dopo la gara ci sbeccheremo in Farming Simulator. Chi vuole venire a vedere che facciamo campi? Io, Loki, l'amico Shard e l'amico Kevin, eh? Avvertimi solo Monster quando parte. Senza spoiler, grazie amico mio. Allora, quando parte la gara io sono a metà, giusto? Cacchio, ma quanto dura sta gara qui? 70 giri sono tanti, eh? Niente, non riesco neanche a beccare Stroll. Ok, stasera penso di fare Gran Turismo, amica mia, che corre anche Carla. Faremo un'oretta e mezza, due solite. Dopo questa settimana veramente dura, ma è l'ultima e poi dopo vado in ferie, quindi quando vado in ferie farò anche live in più. Dimmi alla tua amica di iscriversi, grandissima. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Grande, grande Giuli. Così entra dentro e chiacchiera con te e con noi in chat, sarebbe fighissimo. Brava. Finestra del pit stop è aperta, puoi tornare ai box. No, non entro ai box, ho il 33% di gomme, non le cambio adesso. Perché purtroppo mi sono venuti addosso e no, quelli non arriveranno mai. Mai! Mai e poi mai, the big money of the big YouTubers. Anzi, qui, amica mia, stanno diminuendo tutti i giorni gli abbonamenti. Devo cercare di convincere i nostri amici
a credere nel progetto Marco Drums Games e di comprare il volante del DD Pro, e c'ho bisogno che i nostri amici facciano qualche abbonamentino, eh. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti a Marco Drums Games Ungheria. Si sta viaggiando, ma per svariati motivi, ragazzi, se non avete seguito la live prima, è stata una live emozionante. Non credo che riusciamo ad arrivare a podio questo weekend di gara. I problemi tecnici sono stati tantissimi, anche i problemi strutturali proprio di volante sono stati impressionanti. La gara è incredibilmente una merda, è bellissima Ungheria. 6 secondi. Attenzione, ci aspettiamo una perdita di aderenza da un momento all'altro. Ah! Perdita di aderenza da un momento all'altro, ragazzi, eh? Di bene in meglio proprio. Bene, ma non benissimo. Ciao amici e amiche di Twitch. Bene, ma non benissimo. Il meccanico ci ha detto che si aspettano perdite di potenza e di aderenza in qualsiasi istante, quindi andiamo bene, andiamo bene. Già l'aderenza delle gomme non ce l'abbiamo più. Iscrivetevi al canale, ragazzi, se volete, eh. Porto sia Formula 1 che Gran Turismo 7, Assetto Corsa, Stray, un sacco di giochi, Farming Simulator, un sacco di roba, eh. Grande Giulia, grazie Giulia, mitica moderatrice, oggi c'è, mi ha fatto un po' il barbatrucco di non venire, infatti gli tiro le guanciotte, eh? Gli tiro le guanciotte alla mia amica Giulia. Gli tiro le guanciotte Giulia, eh? Gli tiro le guanciotte quando non vieni. Bandiera blu. Ma no, ma siamo ancora in bandiera blu, ma non ci posso credere. Ma come fa un povero Cristo a fare una gara che deve stare lì sempre a vedere la bandiera blu e la bandiera verde, la bandiera gialla? Vettura dietro di te, lasciala passare. Avete visto come li ho fatti passare? Li ho fatti frenare di brutto. Allora, Hamilton e Verstappen, ragazzi, in questa gara. Te le tiro, vai tranquilla. C'ho l'amico Lord che lo metto in modalità a distanza e te le tiro al posto mio. Ok, pensavo di essere molto più vicino a Hamilton e a Verstappen, invece faccio schifo anche a seguire i due leader. Le gomme stanno andando, ragazzi, non riesco a capire davvero questa pista, non riesco a capire questa pista, eh sì, dopo gli dico di mettersi in modalità USB wireless e ti tira lui le guance al posto mio, eh. Va bene, va bene.
Prima sì, amico mio. Ok, il distacco da quella dietro è 30. E te lo devi far fare per forza, perché te lo sto tirando io, Giulia. Non è che poi devi dirgli di no, eh. Non puoi. Sono entrato in box prima, Kevin. Ho montato le... L'apertura davanti è 0,4 secondi. Però ti dico la verità, non riesco proprio a capire come mai non mi danno così tanto via. Cioè, bandiera blu, bandiera blu. È come se non gira. Quando rallento, vai, vai, scemonito. Sainz, amico mio. Ma che scemo. Poi il bello, avete visto che li ho fermato e non perdono assolutamente nella traiettoria, nella... Non gli ho fatto perdere tempo a Perez. Assurdo. È il 50%, amico mio, però... Boh. A parte che non conosco la pista. Sì, ma al 100% cosa fanno, scusami? Quanto fanno loro, ragazzi? Probabilmente voi lo sapete. Quanto fanno loro a giro? Nella realtà? Oh, la Madonna, 590 giri. Giuli! Per fortuna ci sei, che tu che mi fai ridere, mica me. Ciao amici e amiche di Twitch, come state, ragazzi e ragazze? Che posizione sono? 18esimo. Sì, non è che faccio tanto danni, eh? Cosa dici, amico mio? 36, io volevo arrivare a 40. Così poi ho 30 giri. Cosa dici come strategia? Perché è l'ultimo cambio mio, eh? Ne ha fatto uno all'inizio quando mi hanno spaccato l'aletta, Kevin. Ma loro, Kevin, cosa fanno loro come giro in realtà? Il Gran Premio sarà iniziato da 5 minuti, quello reale, eh? Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi! Dall'auto davanti, 14,1 secondi. Non lo sai? Grande Giulio.
Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi e grandissime, iscrivetevi al canale, grandissimi, è gratuito, e saliamo con la nostra bella community. Potete usare icone fichissime come quelle che vedete, raga. La grandissima moderatrice Giulia. I comandi per sapere tutti i miei link, amici. Grazie Giulia. D'accordo, rientri ai box alla fine di questo giro. Ciao amici, amiche di Twitch, andiamo in box, andiamo in box, 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 box! Carlos è appena rientrato ai box. Oh cazzarola! Speriamo che non devo aspettare. Dai che beviamo, beviamo, fatemi bere! Ottima entrata, sembra una sosta ok, siamo felici con questo risultato. Abbiamo 700 gradi, friend. Ultima sosta per oggi. Ok, i box hanno finito. Ciao amici e amiche di Twitch! Dai, dai che almeno la soddisfazione di avere il giro veloce. Vediamo se riusciamo. Niente, non riesco a salire più di questa posizione, raga. La vettura davanti a te è rientrata per un cambio gomme, ha montato gomme medie. Dai che la prendiamo. Ok, il distacco è 11,5 secondi.
Ciao Lord! Ci stiamo ciao amico mio! Ciao Phil! Allora, praticamente ho usato il pedale del freno come frizione. E il pedale della frizione lo sto usando come freno. Quindi non ha più dato quel problema lì che quando accelero frena. Mi ha dato l'idea l'amico Andrea, che mi ha detto momentaneamente finché è male perché praticamente adesso il freno ce l'ho molle, è come l'acceleratore, quindi non ho il freno pesante, capito? E però non mi frena più, quindi in realtà è un bene, quindi va meglio, è un male nel senso che non sono abituato così, quindi ho giocato per un anno con il freno che mi forza, che c'ha la molla bella tosta, e adesso non ce l'ho più, capito? Quindi però sostanzialmente i tempi sono migliorati, perché prima non riuscivo neanche a giocare, perché comunque io andavo a accelerare e lui frenava. Adesso appena riesco, tanto guarda, una settimana poi sono a casa, in ferie, devo comprare una Torx, quelle col buchino dentro, almeno riesco a... Ciao Giuri, grazie mille! Sì sì, almeno riesco a giocare che non mi frena, Phil, almeno riesco a divertirmi, perché sinceramente mi stava stressando, cioè non riesco a fare i tempi, non riesco a fare niente, come se non sono capace di giocare, cioè fischia. Adesso questo Formula 1 qua, questa gara non ti dico la verità, credo di averla fatta poche volte negli altri anche Formula 1, probabilmente la saltavo sempre o era una di quelle che non riuscivo. Ciao ciao, grandissimo Giulio, grazie di tutto. E ti dico che sto facendo cagare. Ok, grazie Giulia, quando vuoi, tu devi venire amica mia, non devi stare a casa lì. Vieni dentro, chiacchieriamo, ridiamo, scherziamo, mezz'ora, un'ora, quanto puoi rimanere dentro, più rimani più mi fa piacere, ma se devi andare via o devi fare altre cose, entri, esci, ti raccomando, dai, ti voglio sempre dentro nelle live, amica mia, sei anche la mega moderatrice, dai, dai. E Phil, quindi praticamente, a parte questa gara che sinceramente non l'ho capita, sto usando solo il freno, l'antifreno, perché chiaramente adesso non avendo neanche il pedale del freno e molle non riuscirei mai a non bloccare, cioè bloccherei sempre. E allora sto giocando solo quello, come è 50% di... Però vedi, riesco a prenderli, ma non c'è verso da fare, a parte che vabbè sbaglio perché... Vabbè, ma vai tranquillo, Phil, ma guarda che quando giochiamo insieme... Per me è solo un piacere, ti stavo aspettando, ma non è che è obbligo, amico mio. Cioè, oh, porca miseria ancora. Metterò un sacco di secondi di penalità per la fine gara. Esatto. Lo so, ma anche quando stai male devi entrare, amica mia, perché ti svaghi via e ti facciamo ridere, scherzare, ci parli, sei presa a mandarmi tutti i link. Fidati di me, anche quando non stai tanto bene entra lo stesso. Poi al massimo esci subito, capito amica mia? Non ti isolare mai, tu è grandissimo Lord, Entrate dentro sempre, che così siamo una gran famiglia. Te l'ho detto che la nostra chat è una famiglia, vedi? Entra Phil, entrano tutti i nostri amici. Ridiamo, scherziamo. Andrea oggi non c'è perché penso che lavora, però quando alla sera c'è anche il mitico Andrea. Dai, mi raccomando, LOL Wild Rush sul chest. Giocate? No, io non sto giocando sul cellulare, amico mio. Non ho tempo tra fare questo, fare i video, non riesco a giocare. È bello? È un gioco bello? Puoi fare una gara del genere dove arrivo 18. Ah, bello, bello, bello. Rift, quindi diamo. Esatto, esatto, amica mia, per quello che te l'ho detto, Tu fidati di me, che Marco Drans, ragazzi, è una
certezza, potete sempre fidarvi di Marco Granz, non... quello che sono io sono in live e non c'è niente sotto dietro. Grazie, grazie, grazie amica mia. Io sono fatto così, quindi grazie, grazie per le tue belle parole, ma io sono così proprio. Non ci sarà una live dove poi finisco e mando a fare in culo tutti i miei amici, non esiste per me. Se trovo un amico lo trovo, lo prendo così com'è, come prendete così come sono io. E a me l'importante è che non mi devono scassare la minchia le persone, non mi devo. Infatti questa settimana mi hanno... No, è un po' giù per le solite cose, Phil. Non è Covid. A me basta che mi lasciano in pace e non mi rompano le scatole. Gioco. Dai! Com'è andata, Phil? Tosto? Tosto o l'ho solo preso senza tante conseguenze, amico mio? Cacchio, ce l'abbiamo ancora sto cazzo di Covid, eh? Non sparisce, amici miei, eh? Oh, brava, brava, amica mia. E forse stasera c'è anche Carla. Non lo so, ragazzi, perché... Ok, perfetto, perfetto. Poi, insomma, dopo tutti sti cavoli di dosi di vaccino, dovrebbe fare anche qualcosa, eh? Si prende, ok? Ti fa sfiancare, come dici te, magari un po' di dolori, un po' di cose, un po' di febbre, ma... dovremmo prenderla lieve adesso, insomma. L'unica cosa è che si trasmette, quindi... siamo ancora in ballo, ragazzi. Questa cavolata qua del Covid non ci voleva proprio e... sapete che a me non piace parlare di vita... dei problemi che ci sono nella vita, perché qua siamo qua tutti per svagarci, eh. Però ci sono un sacco di problemi, ragazzi. Anche di... intanto ho beccato Guan Yu. Dai che ho beccato Guan Yu a ridere e scherzare con voi, ragazzi, bella lì. Eh sì, amica mia, e vedrai che tutto passa, perché è nel tuo cuore, però la mancanza ci sarà sempre finché sarai in vita tu, questo te lo posso dire, perché sei al 17° posto. Perché funziona così con le persone che si amano. Però rimane il ricordo, rimane tutto quello che c'è nella tua testa. Alcune informazioni su Alonso, si sta ritirando dalla gara. Ah, vai su Spa? Ma su Formula 1 o su Gran Turismo? Phil? I feel good! Da-da-da-da-da-da-da. E Phil se ne va a Spa! Spa è bellissima. Forza, dobbiamo tentare il... Oh, porca loca! Hai ragione. Scusate, ragazzi, veramente vi ho spaccato il microfono. È quello che bisogna andare avanti, amica mia. Come dice sempre il vostro amico Marco Drans, si va avanti, tieni botta. Ci sono le cose brutte, ma anche le cose belle, amica mia. E le cose belle ce le hai, il tuo amore Lord, la tua famiglia che è fantastica. Poi ci sono anche i problemi nelle famiglie, ma è chiaro. I tuoi amici reali, i tuoi amici virtuali, il tuo youtuber preferito. Qualcuno è uscito di pista davanti a te, stanno sventolando la bandiera gialla. Sì, Phil. Verde. È sempre così, ragazzi, è sempre così, è una ruota, eh? La vita è una ruota che gira per tutti, quindi quello che passa uno prima poi lo passerà la stessa cosa un altro, poi dipende sempre dai tipi di rapporti che si hanno con le persone, e la vita, ragazzi, è con le persone, non è con le cose, quindi le cose ci rendono felici, ci fanno conoscere altre persone, ci fanno fare passare il tempo, ci fanno essere felici, ma la cosa importante sono gli amori, e la famiglia, the family in primo. Come la nostra chat, io lo chiamo famiglia, è perché chiaramente non siamo né parenti né niente, siamo solo amici virtuali per adesso, che non ci siamo ancora mai visti, ma è comunque sempre un punto di ritrovo, un punto dove fidarsi, dove ci siamo, dove
svagarci, dove trovare Costrozzo. Scemo, ma che scemo, ma questo cretino, ma dai, ma che gioco di merda, dai, non gira, l'avete visto, ma dai. Ah, l'alettone. Ciao amica mia, stasera Gran Turismo, fai scrivere la tua amica, eh. Ma dai, raga. Disponibile sul DMF. Avete visto quel cretino? Oh, sto gioco è buggato, eh. Stavo andando benissimo. Ciao Giulia, ciao amica mia, grandissima. Esatto, bravo, bravo Phil. Tanto c'è sempre Andrea, scusami Andrea. C'è sempre Alessandro, eh. Ciao Phil, grazie di essere passato oggi, amico mio, eh. Ciao, grazie mille. Amica mia, se ne sentirai di tutti i colori ultimamente. Sta un po' andando a quel paese del Family Friendly, va qua. Ma vai a cagare, va! Gioco di merda! Che un incidente ha lasciato sulla pista un alto numero di detriti. La safety car uscirà a breve. Safety car! Ciao Giulia! Oh my god! Strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Ok, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. La safety car sta aspettando il leader, quindi puoi sorpassarla. Ah! Via! E che recupero? Porca loca, ma non mi sono mai girato qui. Ma così recuperavo, ma vai Marco Drown. Non mi sono mai girato, raga, mai. Va, va. Ma si gira. No, guarda. Abbiamo una strategia alternativa di... No, aspetta, dai, porca trota. Ma cos'è sta roba che adesso alla fine... Sarder. Cioè, adesso appena vado sul cordolo mi si gira, non mi sei mai girata, oh. Ho fatto 50 giri. Sei quarto, oh, che bravo. Amico mio, io... Più di così.
cioè proprio vanno a una velocità sprint in tutto che solo un paio di curve riesco a... Non riesco a capire questa pista, ragazzi, dovrò veramente esercitarmi perché non credevo in una performance così brutta. Cedi la posizione, siamo in regime di safety car e non sono consentiti i sorpassi. Restituisci la posizione. Vai scemo, allora! Torna subito alla tua posizione, altrimenti saremo penalizzati. Non puoi sorpassare il regime di safety car. Scaldiamo le gomme. Ma no, ma se... Ma no, ma dai, ma vaffanculo! C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Safety car, amici miei, safety car! Prepariamoci a riprendere la lotta. Il safety car rientrerà durante questo giro. Quando gli avversari accelerano, ricorda che non puoi superare finché non viene spunta la bandiera verde. La safety car è in questo giro. Cedi la posizione, siamo in regime di safety car e non sono consentiti i sorpassi. Restituisci la posizione. Dai, dai, dai! Ok, via libera. Il distacco dalla vettura che ti precede è 1,9 secondi. Mamma mia, che fase incredibile di gara! Bella mossa, ben fatto. Porco zio, sapete uno che guida così e gli dicono anche bella mossa? Se continui a tagliare le curve riceverai... No, 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 non lo so cosa sto facendo, amico mio. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Un casino, amico! Non ma scusa, ma se io supero il 14esimo che mi ha superato, io mi sono... che c'ho un giro, io mi sono tolto il giro perché l'ho risuperato, no?
Perché mi dice che devo lasciare? Dai, 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 ci stava dentro sta soft car. Bandiera blu. Ma chi c'è dietro? Che vado più veloce di loro. Bandiera blu da che? Bandiera blu, crea una certa distanza e lascia passare la vettura dietro di te. Porca, povero Ricciardo! Bandiera blu, bandiera blu. Ah, Bottas ha un giro in più. È stato un disastro sta gara, Kevin? No, no, penalità 3 secondi no, 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 no. No, 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 penalità 3 secondi non la voglio, non voglio altri. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Ma io posso superarli, vero? Adesso mi supero con. Bandiera blu. Non cercare il duello con la vettura dietro di te. Lasciala passare. I commissari hanno dato l'ok per il DRS. Ma l'ho sorpassata, gli do anche paga, gli do, perché devo farla passare? No, taglio di curva, non ci voleva, non ci voleva, ragazzi. The show must go on in questa gara non esiste, Una strategia alternativa a disposizione sul DMF. No, dai, ecco perché... Avevano forse il DRS. Ah, dici che io non mettendolo dentro vanno un botto più veloci? C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Bandiera blu. Bandiera blu, crea una certa distanza e lascia passare la vettura dietro di te. Mm.
Non riesco a capire proprio. A parte che faccio un sacco di errori, eh. Ma che roba, va! Ma quando aprono prima? Boh. Mamma! Wanda! Ma che sta tirando dentro tutto? C'è un vento assurdo, tira dentro la cosa, se no me la strappa via e abbassa tutto. Se no mi sta facendo un casino. Devi rallentare. No! E dai! Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Bandiera blu, crea una certa distanza e lascia passare la vettura dietro di te. Dai, su farming? Se vuoi fare quella lì, che la facciamo da zero, bisogna dire a Sharder e a Loki che devono scaricare il DLC. Eh sì. È vero. Mi sono rotto. Che palle! C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. E supera, coglione! Bandiera blu, crea una certa distanza e lascia passare la vettura dietro di te. Esatto. No, niente, questa pista qua è più forte di me, ragazzi, non... Una merda. Sì, sì, Sharder. E ti dico la verità, finiamo qui, faccio vedere il replay e possiamo già farlo, quindi... ma vai a fare in culo, gioco, bastasi. Abbiamo una strategia alternativa. Madonna, che rottura di palle sto gioco. E supera, forza! Quanti ce n'è? Altri. Dai, poi Gasly, poi dai, superate tutti. It's nuda, vai, poi chi c'è? Bottas. Posto? Superati tutti? Eh?
perché non mi dà il Bottas è dodicesimo, scusa, facciamo un giro di vantaggio. Infatti stavo quasi pensando di buttarli fuori tutti. No, non si può fare così. C'è una nuova strategia disponibile sul DNF. Ho fatto saltino. Bottas, vai, brancati dentro. Esci, Bottas. Che bastardi. Oh, non vanno fuori loro, eh. Cioè, il computer è veramente assurdo in questo gioco. A parte che sono delle macchinette. E vai a fare in brodo, dai. Altri 3 secondi no, perché sennò raga, altro che. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione. Ma smettila con questa strategia, che ormai è andata la gara. Ma è assurda sta pista. Kevin, non riesco proprio a capirla. Ma Charles, ma tu la capisci? È un po' come Miami, oh. Non riesco a capire la pista, raga, ma come cazzo è? Incredibile, raga, incredibile. Io no. Cioè, sì, io sto pensando, se il 50% è così, quando metto il 70-80%, come vanno loro? Ma quanto cazzo viaggiano loro? A 1.14 sta sta pista? Non ha trazione sta macchina, poi... Cazzo, ma è possibile che una Ferrari va come un Alfa Romeo? Ma vai a cagare, dai, gioco! Ma no, mi stai facendo arrabbiare! Ma come pensi che ho tagliato lì? Che cosa ho recuperato? Il 50% dici? Madonna! Madonna, grande! Ah, ok. Dai, devo farlo passare ancora. Cioè, ma tu vedi nella realtà, no? Tipo, una macchina di merda davanti, uno fa una cappellata, cambia il motore, arriva a 16°, ma poi questi qua te li mangi tutti. Cioè, io sono su una Ferrari adesso. Capisci che non ha niente in più, che trazione ha, alla trazione di Tsunoda, cioè va più veloce di me Tsunoda, non è possibile, capisci? C'è qualcosa che non va nel gioco secondo me. Poi se parlo così magari la gente dice non sei capace di giocare. Sì, su sta pista probabilmente non sono capace di andare, però c'è qualcosa che non va secondo me. Come può avere una Ferrari la stessa trazione di Gasly con quel cesso lì? Guarda, con la vettura dietro di te, lasciala passare. Sono Alex. Alex, hai rotto i coglioni oggi. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Bandiera blu. Cioè, li devo far passare. E poi li passo come niente sti due deficienti, però poi devo lasciarli sempre la sta cazzo di bandiera blu.
bandiera blu. Guardalo, guardalo! A distanza e lascia passare la vettura dietro di te. Bandiera blu, bandiera blu. Non passare sti parassiti, sennò. Ok, hai sì. Perso una posizione, ma restiamo concentrati. Come ho perso una posizione? Magnussen! No, dai, vedi che cazzo! Ma no, ma come ho perso la posizione? Ma perché? Perché ha fatto passare sti parassiti! Bandiera blu, crea una certa distanza e lascia passare la vettura dietro di te. Dai ragazzi, ma è impossibile sta gara! Ma come cazzo! E poi il cretino di Magnus ma sorpassato, eh? Bravi, bravi, bravi! Anche Magnussen doveva farli passare, eh? Ma scusami, Tsunoda è dodicesimo, ma perché devo farlo passare che io sono tredicesimo? Cioè, fatemi capire. Un giro. Io adesso mi sono sgirato, ok? Perché ti devo far passare? Lo so, però se ti passo mi riprendo il giro. Vabbè, sto stronzo. Lo so che ha un giro in più, ma se io lo passo non ha più un giro. Avrà un minuto e 23 secondi, no? Perché l'ho ripreso. Perché devo farlo passare con la bandiera blu? È quello che è la cosa assurda, capito Kevin? Se tu mi hai dato un giro perché avevo dei problemi, poi i problemi li ho risolti e ti sto riprendendo? Madonna, non so se sono le gomme che non ci sono più o... io ti ho ripreso. Non c'è più un giro adesso, cazzo. È 1,25, quindi quando mi vieni dietro mi superi. Bandiera blu. E no, blu. Ancora, vedi? No, è incredibile. Dai, passa rincoglionito, vai. Ma sto scemo che va e poi mi frena. Ma che apertura che hanno? Ma non è possibile. Come aprono? Come fanno a aprire di più di una? Infatti Magnussen è dietro. Continuano a farmi dare la bandiera blu, quello è lì, eh. Ma saranno le regole, senza dubbio, però non capisco
Vedi, io adesso sto andando più veloce di lui, anche di poco. Però, cazzo, perché ti devo dare la posizione? Vedi? Eccolo ancora, oh! Io ti ho superato! Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Ah, Magnussen, tu col cavolo che ti faccio passare. Gara incredibile, ragazzi, gara incredibile. Cioè, io vado più veloce adesso di Tsunoda, devo stargli dietro perché mi dice che devo dargli la posizione. Vabbè, e stiamo lì dietro, perché devo andare avanti per poi ridargliela? Sto qua, Magnussen di certo non mi... Una Ferrari che va come un Alfa Tauri. Vabbè. No, ma vai a fare in culo, dai Magnussen. Avete visto, raga? Cioè, io devo dargli strada e Magnussen mi viene addosso e tutto bene. Ciao, Serie 50, grazie per il follower, amico mio. Gara incredibile, serio. Ma porca la miseria, ragazzi, non ce la faccio più, voglio finire sta merda. No, no, Fly Simulator 22. Ah no, è sì farming. Arrivo. Non ce la faccio più oggi in Formula 1, non ce la faccio proprio più. Ho tolto anche le marce manuali perché questa gara qua è andata. Fly Simulator, è noioso però da vedere. Fly Simulator è figo da giocarsi, ma... Grazie ragazzi dell'iscrizione, grazie del follower, amici. Piratino, grazie Piratino, grazie mille. Grazie Serio e grazie Sim. Speriamo che la gara vera stia andando bene e non facciamo spoiler, ma speriamo bene, né ragazzi? Oh, Magnussen e i box, così non mi scasso la minchia. Tsunoda non posso superarlo perché... se no mi dà che devo dargli la bandiera blu e farlo passare. Ciao ragazzi, ragazze, amici e amiche di Twitch. Purtroppo non posso, anche se sono più veloce, non posso superare Tsunoda perché mi dà sempre la bandiera blu. No, no! Strategia disponibile sul DMF. La strategia di che?
Ma strategia di che cosa, che abbiamo già fatto i cambi gomme, mancano due giri? Ma strategia di cosa? Stai calmo. Stai calmo, box. Non capisco proprio questa pista, questa gara in generale. Devo fare un po' di prove, ragazzi, perché credo che ci siano delle problematiche nelle impostazioni, eh. Ma questa pista la odio, non mi piace proprio, non la sto imparando. Anche se comunque... Ciao! Allora, amico mio, io faccio le live tutti i giorni alle 21. Formula 1, Gran Turismo 7, Assetto Corsa, Fortnite, accontento un po' tutti, eh. Call of Duty, poi facciamo Stray il gatto, faccio tutti i Day One Edition, porto anche Xbox Series X e PlayStation 5. Diciamo che online su Formula 1 22 non ci sto giocando perché avevo problematiche che mi si inchiodava e mi faceva perdere, cadere le live, però sul Gran Turismo gioco tranquillamente online. Porca loca! No, dai, scusate raga, e facciamo un sacco di giochi, Diciamo che la cosa più importante è Formula 1, Assetto Corsa e Gran Turismo. Il Gran Turismo è quello che ci gioco più volentieri. Abbiamo... le livree fatte del nostro team. E poi al pomeriggio, porca loca, non ci credo, l'ultima curva ho preso la penalità, incredibile. E la maggior parte, allora adesso ho tolto il cambio automatico perché mi ero rotto le scatole di sta gara assurda. Poi andatevela a vedere, registrata, ma è una cosa. Ah, Farming Simulator, giochiamo il gioco delle costruzioni che uscirà a settembre. Ho preso God of War Ragnarok, tutte le Day One Edition, serio. Allora io gioco alle 3 fino alle 6 del pomeriggio, al sabato e la domenica, e tutti i giorni alle 9. L'unica cosa è che a volte o sono al lago, o faccio le grigliate, o faccio una cosa o un'altra, quindi si va a spostare magari la live. Quindi se non sono online, attivate la campanellina, non la faccio, ecco. Di solito non ritardo, se la faccio sono qua giusto. Ricambio tutti i follower che mi avete dato, grazie mille ragazzi. È stata una gara... Allora, qui hanno vinto le Red Bull nella mia partita. Vediamo oggi nella gara vera che cosa succede. Due Red Bull e credo che quello è Hamilton, credo, eh. Questa è quello che è successo nella gara reale completa di Marco Drums Games. Purtroppo non è andata come volevamo aspettarci, che vinceva la grandissima Ferrari Charles Leclerc Drums. Purtroppo è andata così. Allora, amici miei, io, se volete, faccio un goccio di pausa e poi ci vediamo immediatamente, tra pochissimo. Intanto adesso facciamo vedere gli highlights, con Farming Simulator, con l'amico Loki, con l'amico Sharder e l'amico Kevin. Siamo in quattro, vi facciamo vedere il gioco Farming Simulator, tutte le cose fichissime che si possono fare con quel gioco, ed è molto molto rilassante. Stanno al 39esimo giro nella realtà. Ok, quindi sono praticamente più di metà, 70. Mi manca 31 giri. Va bene. L'unico dato che ci interessava è quello, sapere nella realtà che cosa hanno combinato. Va bene. Completa 50 miglia. Ok, dai che andiamo a prenderci un po' di puntazzi. Anche del pass. Una gara di ieri, neanche fatto un livello di pass. Ok, allora Sainz è quarto e il grandissimo Leclerc è tredicesimo, quindi non tanto bene. Allora, qui il tempo. Allora, il tempo io ho fatto 1:22, ragazzi, ho fatto il record, Grazie a tutti per l'ascolto. Quindi io ero sull'1:22 mentre loro sono sull'1:23 e sono tredicesimo. Va bene. Sarà per la prossima volta. Si vede che proprio questo circuito non mi va a genio. Andiamo con gli highlights, ragazzi, e poi ci salutiamo.
Sì, assolutamente Kevin. Poi graficamente quest'anno hanno fatto un capolavoro, eh. Ah, delle posizioni. Ah, ok. Giro 18. Qui mi ha brancato dentro lui e non mi mollava più, gomma a gomma. Ma brancano dentro loro, eh. Brancano dentro un cavino. Si può spoilerare. No, 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 Kevin, no, 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 no. Me lo dici adesso in privato, non spoileriamo, così almeno gli amici che vengono dentro a vedere la gara di drums non sanno nulla. Guarda, guarda che bastardo, guarda. Ai 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 ai. Ah! Dai, qui è stata la perdita di tempo di un giro, ragazzi. Poi tra l'altro sta merda non riusciva neanche a trovare la retromarcia. Ma va che non gira. Oh, mi ha fatto fuori anche dietro. Incredibile, raga, incredibile. Oh, cordolozzo. Mai preso un cordolozzo in tutta la gara. Bella lì, cordolozzo, vai. Al 50° giro. Eh sì, insomma, un po' di errori sono stati fatti dal mitico Charles Leclerc Drums. Oh, mi brancavano dentro, ragazzi, ma ti brancano proprio dentro. Ti brancano dentro. Guarda com'è alta l'alettone della mia automobile. Giro 67, che cosa è successo? Guardalo, guardalo. Ah, sì, è lui che mi ha fatto. Magnussen era dietro, Magnussen. Vai, va che bella la nostra Ferrarina di Charles Leclerc. 69° giro, cosa è successo, ragazzi? Vediamo un attimo. 69° giro. No, fine. Fine, fine, fine. E avevo. Ma io non ero dodicesimo. No, tredicesimo, mi sa. Vabbè, vabbè, vabbè. Diciamo che è tutto. Grazie per essere stati con Marco Drums Games Formula 1 22. Io vi ringrazio tantissimo. Vi saluto e fra un quarto d'ora, 20 minuti, inizierà la live con Farming Simulator, con Marco Drums, Kevin dalla Germania, col mio amico Sharder Design dal Salento e l'amico Loki da Milano. Ok, ragazzi? Quindi venite immediatamente, fra un quarto d'ora, sempre sul canale di Marco Drums, a vedere questa mega live. Ciao a tutti, grazie per esservi iscritti, grazie davvero tanto. E grazie per aver seguito la live. Quindi, amici miei, Sharder, se vuoi puoi fare già, potete già fare la lobby e tutto, e la live la facciamo partire però fra un quarto d'ora, 20 minuti, ok? Io mi rilasso un attimo, ragazzi, vado a bermi qualcosa di fresco, perché davvero è stata una gara incredibile, emozionante e imprevedibile, anche se non è andata bene. Ma ragazzi, le gare sono così: una gara può andare bene, può essere primo, l'altra può essere ultimo, oppure spaccare il motore, spaccare tutto e non avere neanche il podio, neanche la bandiera a scacchi, vedere neanche la bandiera a scacchi. Quindi le gare sono così. Seguite sempre quando ci sarà la gara reale, quella di Marco Drums Games, che io la faccio sempre prima, ok ragazzi? Così ci divertiamo prima con Marco Drums e dopo con la gara reale della Formula 1 2022. Ciao amici! Alla prossima, ci vediamo fra un quarto d'ora, 20 minuti con Farming Simulator e stasera alle ore 21 con Gran Turismo 7. Ciao!